Allora, buonasera a tutti, sono qui per la nuova intervista e sono qui con la mia amica. Ciao, Elena, ciao, ciao. io sono Ilaria. Ciao, come va? Grazie, Bene, stasera poi sono in tua compagnia, quindi va benissimo, sono felicissimo. grazie. Senti, io ti ho già conosciuto, ho avuto questo piacere di conoscerti e come sai mi occupo, diciamo, di combattere le barriere architettoniche e quelle mentali. Te che cosa mi sai dire? Una tua opinione in proposito? Beh, certo, è importante perché il mondo in effetti, anche Arezzo, è pieno di barriere fisiche che impediscono il libero accesso a qualsiasi sia ufficio, bar, pizzeria, ma in effetti sono molto importanti le barriere mentali, quindi questo atteggiamento che le persone hanno nei confronti di chi ha problemi, diciamo, perché in effetti già parlare di disabilità vuol Sì. dire mettere una barriera, no? Sì. Nei confronti dell'altra persona, perché qui siamo in mezzo, siamo davanti alle persone, persone con obiettivamente dei problemi, perché no? Forti. Però è diciamo il porsi che le persone hanno nei confronti dell'altro, che è una barriera, perché già vedere la diversità è mettere una barriera, etichettare una persona, no? Sì, forti. È già una linea appunto di demarcazione, dire io sono disabile, te sei Esatto, normodotato, è cioè. marcare la differenza, è Sì, questo che non va forti, bene. è vero. Perché se, diciamo, quando stai con una persona, se stai bene già non vedi la disabilità della persona, perché non c'è Vero? bisogno di vedere, noi ora No. stasera mangeremo insieme una bella pizza e basta, Sì, come due forti. amiche, Con punto. Ilaria, non con Ilaria. Ilaria e Elena, Sì, la basta. disabile, diciamo. E poi, no, ti volevo chiedere, te nel precedente colloquio, pre-intervista che abbiamo fatto, mi hai detto comunque che sei particolarmente sensibile, lo sei sempre stata. Sì, insomma, poi per motivi familiari, ma anche per sensibilità, sì, personale, perché mi sento, diciamo, particolarmente portata verso questo mondo, perché capisco empaticamente le difficoltà che una persona con problemi può incontrare, sì, anche, insomma, in ufficio, nel lavoro, insomma, comunque. In generale, o mi ci trovo per caso oppure mi chiamano per affrontare situazioni che altri non sanno affrontare, perché a Sì. volte situazioni difficili possono essere affrontate con un sorriso, Sì, forti. punto, senza, con sapere aspettare i tempi dell'altro, perché non sempre la tempistica è No. uguale per tutti, bisogna avere a volte un pochino più di pazienza, È che vero. magari si può semplicemente formalizzare con aspettare 5 minuti magari, no? Che possono sembrare un'enormità, Sì. invece a volte bastano pochi minuti per aspettare l'altro, i tempi dell'altro, Quindi ognuno ha semplicemente. le proprie, cioè praticamente ognuno ha le proprie esigenze, chiaramente, perché cioè, siamo tutti persone, appunto, non Esatto. è che c'è da dire, non è che c'è tutta questa diversità alla fine, No. secondo me. Bisogna semplicemente sapere un po' aspettare l'altro, perché in questo mondo dove è tutto veramente tutto di fretta, a volte Sì, bisogna purtroppo sì. rallentare, aspettare l'altro, oppure semplicemente un po' indietreggiare e camminare insieme, Sì, cominciare un cammino insieme. infatti. È un percorso Sì, è un praticamente. percorso, brava. Poi cosa ti volevo chiedere? Aspetta. La giornalista ha anche lei i suoi problemi. I suoi Un vuoti, dimmi. argomento molto, diciamo, scabroso, però che bisognerebbe parlarne. Cosa ne pensi del diritto? Cioè, non è proprio una domanda fatta benissimo. Diritto alla sessualità delle persone con delle disabilità. Non se ne parla mai e sembrerebbe che per pregiudizi non venga neanche riconosciuto. Certo, è come se una persona con problemi non avesse diritto alla propria sessualità, certo. Ma io è un argomento che in effetti da ignorante, da persona ignorante, ho conosciuto da poco. È un diritto, sono pienamente d'accordo, lo devo approfondire sinceramente, però so che ci sono delle persone che stanno studiando questa cosa, che vogliono aiutare queste persone, Sì. le persone, diciamo, con problemi.
senti, ci devo studiare, però penso che sia giusto che... Sì, sì, sì. Infatti. Semplicemente cioè, sì, perché no? Praticamente ovvio, sì. Certo, certo, è un'ovvietà quasi. Come sì. Mai secondo te non viene riconosciuto? Si pensa che i disabili non abbiano certe esigenze, sì, no? Ma anche le loro, diciamo, perversioni, perché... Ora, le perversioni magari non lo so perché sì, non... sì. Loro, diciamo i loro sogni, le loro esigenze più che perversioni, no? Certo, si pensa che una persona disabile oppure comunque una persona con problemi pensi che di certe cose non ne abbia appunto le esigenze, invece sì, perché no? Sì, appunto, sì, sì. Appunto, certo. Anzi, secondo me, ora sto leggendo da poco un libro di Giorgia Bright. Si chiama La carezzatrice, so se lo conosci. No, l'ho visto libro. Tu che l'hai postato molto su Facebook. Molto bello. Sì. Secondo me, se uno diventa disabile, diciamo, che ne so, per un incidente, per qualsiasi cosa, neanche di più di bisogni, diciamo, dal fisici. Punto di vista sì, fisico. Sì. Perché comunque, già non, all'inizio è normale che non accetti il fatto che è diventato disabile. Cioè dopo deve imparare anche ad apprezzare il proprio corpo. Secondo me neanche di più, quindi non so se mi trovi d'accordo. Apprezzare, accettare, certo, sì. Non è facile. Certo, qui hai bisogno dell'aiuto di qualcun altro. In tutti i sensi, sì. Nel vero senso della parola, certo. Oh, guarda, ti faccio l'ultima domanda che faccio praticamente a tutti. Sì. Sentiamo. Secondo te che cosa potrebbero fare le istituzioni o comunque anche le persone in generale per abbattere queste barriere, sia architettoniche che mentali? Beh, sembra un po' dato per scontato, ma non lo è. Certamente le istituzioni potrebbero fare tanto, perché normare comunque, appunto, creare a livello legislativo anche, a livello dare i mezzi e la tutela, chi lo può fare? Chi può legiferare? Il Parlamento, i comuni? Chi può applicare poi la legge, certo. Loro, chi può fare per primo, certamente può fare tanto. Sì, soprattutto le leggi però poi vanno applicate, perché quello è il passaggio più critico, forse è quello, no? E le persone come potrebbero? Le persone, come ho detto prima, semplicemente con un sorriso, con un atteggiamento di empatia, perché non bisogna farsi dei pregiudizi. No. O... Cioè. Pensare, oddio, ora devo fare questo, devo... No, semplicemente accogliere l'altro. Sì, andare a conoscere una persona. Sì, certo, appunto, una persona. Va bene, guarda, grazie mille, sei stata veramente bravissima e gentile. Sì, sì. E ora si mangia la pizza. Sì, bene, la pizza di Gino. Facciamo pubblicità. Citiamolo, parla meridiana. Va bene. Vai. Okay. Allora ciao, grazie, Maria. Alla prossima. Prego, alla ciao, prossima. Ciao. Ciao.